Vede, noi rischiamo la chiusura dello stabilimento Indesit Whirlpool di Carinaro perché il governo non è in grado, se questo dovesse avvenire, di mantenere dei patti che la Whirlpool ha stipulato con il governo italiano. Cosa che non si dice, ma che è, all'atto dell'acquisizione di Indesit da parte di Whirlpool, più o meno contestualmente o poco prima, il governo italiano, per il tramite di Invitalia, ha partecipato a un contratto di sviluppo con il quale Invitalia investiva 10 milioni di euro per far crescere la Whirlpool in Italia. Whirlpool, multinazionale americana, che prende i soldi del governo italiano, ovvero degli italiani, per poi chiudere stabilimenti italiani in Italia. C'è qualcosa che non funziona in questo? Allora sa che cosa bisognerebbe fare, secondo me? È una cosa banale. Spiegare alla multinazionale americana che o rispetta i patti stipulati con il governo italiano oppure deve restituire i soldi degli italiani che si è preso per crescere. Questo bisognerebbe fare. E noi non vogliamo solamente che 800, 1300 operai non vengano messi in discussione, cosa che non prendiamo proprio in considerazione. Noi vorremmo che rimanesse in piedi lo stabilimento di Carinaro, perché parliamo di un territorio difficile, dove non è esattamente facile far crescere, non solo tenere al lavoro gli operai, ma c'è tutto un tema di indotto che va valutato, e quindi noi chiediamo che quello stabilimento rimanga in piedi con gli strumenti che abbiamo per discutere con questa azienda, perché vede, se ne citano delle altre. Ma è un caso abbastanza generalizzato che il governo italiano, Presidente, un secondo, che il governo italiano stia, diciamo così, chiudendo un occhio rispetto a quello che aziende private o aziende straniere vengono a fare in Italia. Abbiamo svenduto Ansaldo Breda ai giapponesi dicendo che i giapponesi manterranno i siti produttivi aperti, ma non sfugge che i giapponesi, dopo essersi fregati i nostri brevetti e il nostro know-how, avranno la possibilità di andare a aprire i propri siti produttivi Grazie. le proprie sedi produttive da altre parti, eccetera, eccetera, eccetera. Ci piacerebbe avere un governo. Potrei citare, e chiudo davvero Presidente, potrei citare decine di altri casi e vale la pena citarli, voi avete parlato di Prysmian, la Alenia Ermacchi, la vogliamo svendere a un privato con 180 operai, la vogliamo dare a un privato che ha Grazie. 180 operai in cassa integrazione. Io non lo so come fate la politica industriale, ma c'è francamente qualcosa che non funziona. Grazie.